Dottoressa Benvissuto, allora, le volevo chiedere, genitori e figli disabili subiscono modificazioni nelle relazioni familiari e soprattutto sociali? Decisamente sì. Mi riallaccio un po' a quello che raccontava Luca, no? Del cambiamento della duplice rinascita. Difatti è così, nel senso che la vita, nel momento in cui i genitori scoprono la patologia del proprio figlio, questo in generale, in particolare per la Duchenne, subisce forti cambiamenti. Cambiamenti che deve imparare ad accettare per cercare di vivere in un nuovo equilibrio, una nuova identità, perché cambia completamente la visione del mondo. Luca diceva bene che se prima si arrabbiava per tutto, magari adesso si arrabbia di meno. Difatti è così, ma si parte dalle cose concrete, cioè dalle cose della vita quotidiana, come può essere il pranzo tutti insieme. Non modificare per esempio l'abitudine alimentare di tutti e non solo quella del ragazzo perché fa bene a lui. Quindi cercare già di non farlo sentire diverso all'interno della famiglia Certo. stessa, per poi allargarsi anche all'esterno. Purtroppo diciamo che una delle prime cose che fanno in generale le famiglie, io parlo anche un po' per esperienza rispetto a quelle che seguo, è quello di chiudersi, no, a riccio rispetto alla patologia, perché la mettono al centro di tutto, dimenticando che il proprio figlio in realtà cresce, si evolve, vive le fasi come tutti i ragazzi, l'adolescenza, e quindi ha bisogno anche di avere una vita sociale. Per cui la paura dei genitori, volte delle difficoltà che incontrano, lo scalino, quindi le barriere architettoniche, eccetera, li portano a tenere il ragazzo a casa. Allora noi come centro ascolto un po' quello che facciamo è cercare di fargli capire che il bambino cresce, vuole stare con i compagni e che quindi bisogna cercare di modificare all'esterno le condizioni affinché lui comunque possa vivere una vita sociale con gli altri, per cui cercare di adeguare la vita all'esterno, ma questo lo si fa solo se le famiglie riescono a accettare bene il cambiamento al proprio interno, per cui devono fare affidamento a quelle che sono le loro risorse, riuscire a comunicare, che è importante, comunicare con il resto della famiglia, perché spesso è la coppia che tiene proprio chiuso nel piccolo, diciamo, la problematica e non ne parla neanche alle famiglie, insomma, d'origine, eccetera. Invece coinvolgere tutti affinché tutti collaborino, tutti diventino una risorsa per dare una vita migliore al proprio figlio, questo è fondamentale. Di affrontare e non evitare, cioè. Sì, senz'altro.